Quello che vi andrò a leggere è l'articolo di una giornalista investigativa bulgara, di cui vi lascerò tutte le fonti in descrizione, compreso il PDF ufficiale del documento, che ha indagato su un progetto nominato G2101 di un biolaboratorio del Pentagono in Georgia. Andiamo a leggere l'articolo. Progetto G2101, il biolaboratorio del Pentagono in Georgia che ha scoperto nei pipistrelli coronavirus simili a MERS e SARS. 2 anni fa ho indagato su un presunto incidente di laboratorio presso il Lugar Center, il biolaboratorio del Pentagono nella capitale georgiana Tbilisi, che aveva provocato la morte di 2 filippini che lavoravano in laboratorio. I casi di morte sono stati nascosti dalle autorità locali, ma ho registrato su telecamere le testimonianze di questo tragico incidente. Tuttavia, quella che mi è sembrata una storia locale si è rivelata molto peggio. Il Lugar Center in Georgia è solo uno dei tanti biolaboratori del Pentagono in circa 25 paesi in tutto il mondo. Sono finanziati dalla Defense Threat Reduction Agency nell'ambito di un programma militare da 2,1 miliardi di dollari. Cooperative Biological Engagement Program, e si trovano in paesi dell'ex Unione Sovietica come Georgia e Ucraina, Medio Oriente, Sud-Est asiatico e Africa. Gran parte del lavoro è classificato e comprende progetti su bioagenti e agenti patogeni con potenziale pandemico. Il primo caso noto di utilizzo di armi biologiche nella nostra storia risale a 250 anni fa, quando gli inglesi diedero coperte infette da vaiolo agli indigeni del Nord America. Di conseguenza, molti di loro morirono e l'impero britannico ottenne il controllo di tutto il continente. Le armi biologiche sono sicuramente molto più efficaci delle armi nucleari. L'uso di armi nucleari lascia tracce. Un aereo che decolla da un aeroporto e lancia un razzo, un gran numero di partecipanti in preparazione di un attacco. Pertanto, gli autori possono essere facilmente rilevati e tenuti in considerazione. Al contrario, i virus possono essere usati come armi. Tuttavia, non lasciano tracce così immediate o riconoscibili. E ci vogliono solo poche persone pazze che hanno deciso di ucciderne milioni. Secondo alcune stime scientifiche, le armi biologiche possono potenzialmente distruggere fino a 2/3 della popolazione mondiale in un solo anno. Il nostro mondo è una grande metropoli e persino un virus progettato in un laboratorio sarebbe in grado di raggiungere questo obiettivo in un breve periodo di tempo, a costo minimo e senza lasciare tracce dell'autore. Di seguito, sto presentando informazioni su ciò che ho scoperto durante le indagini sui biolaboratori del Pentagono all'estero. Studio genetico sui pipistrelli. Il Lugan Center, un biolaboratorio da 161 milioni di dollari finanziato dal Pentagono nella capitale georgiana Tbilisi, ha scoperto i coronavirus in pipistrelli con presumibilmente potenziale di pandemia già nel 2014, come si evince dai documenti. Inoltre, nel 2018 il Pentagono ha lanciato un programma da 2,9 milioni di dollari presso il Lugar Center che prevede studi genetici sui coronavirus in 5.000 pipistrelli raccolti in Asia occidentale. Per coincidenza, lo stesso appaltatore del Pentagono, incaricato del programma nordamericano di ricerca sui pipistrelli DOD, Eco Health Alliance USA, ha anche raccolto pipistrelli e coronavirus isolati insieme a scienziati cinesi presso lo Wuhan Institute of Virology. Eco Health Alliance ha ricevuto una sovvenzione di 3,7 milioni di dollari dal National Institute of Health degli Stati Uniti per raccogliere e studiare il coronavirus nei pipistrelli in Cina dal 2014 al 2019. Nuovi coronavirus. Il Lugan Center ha suscitato polemiche sulla possibile ricerca a duplice uso nel 2018, quando i documenti trapelati hanno rivelato che i diplomatici statunitensi in Georgia erano coinvolti nel traffico di sangue umano congelato e agenti patogeni per un programma militare segreto. I documenti rivelano che il Lugar Center ha anche studiato i coronavirus nei pipistrelli. Nel 2012, il Center for Disease Control degli Stati Uniti ha raccolto e campionato 236 pipistrelli per la ricerca in Georgia, in collaborazione con il Lugar Center. Il progetto è stato finanziato dalla US DoD Defense Reduction Agency,
Una parte dei campioni è stata spedita al CDC Atlanta per lo screening di agenti patogeni multipli, un'altra parte è stata conservata presso il Lugar Center per ulteriori studi. Nel 2014 il Center for Disease Control, CDC degli Stati Uniti, ha lanciato un secondo progetto denominato Emergenti Agenti Patogeni Zoonotici nei Pipistrelli Georgiani, insieme agli scienziati georgiani presso il Lugar Center. Il progetto è stato finanziato dall'International Science and Technology Center, ex scienziati di armi biologiche che lavorano presso il Lugar Center. L'ISTC, l'organizzazione che ha finanziato il progetto su pipistrelli in Georgia nel 2014, è stata istituita nel 1992 come Programma Internazionale di Non Proliferazione, offrendo agli ex scienziati delle armi biologiche e chimiche nuove opportunità per un'occupazione sostenibile e pacifica. Sette degli scienziati georgiani coinvolti nel progetto di ricerca sui pipistrelli ISTC in Georgia si sono rivelati ex scienziati di armi biologiche che avevano precedentemente lavorato allo sviluppo di armi biologiche, secondo i documenti del progetto ISTC. Tra questi c'è il vice direttore del Centro Nazionale Georgiano per il Controllo delle Malattie, dove si trova il Lugar Center. Agenti patogeni con potenziale pandemico. Il Centro Nazionale Georgiano per il Controllo delle Malattie ha menzionato brevemente il progetto G2101 dell'ISTC nel suo rapporto annuale 2016. Il Lugar Center ha scoperto coronavirus simili all'epidemia di coronavirus SARS e MERS. Secondo la responsabile del progetto ISTC e la virologa del Lugar Center. Questi risultati sono stati pubblicati dalla virologa nella sua tesi presentata alla Ilia State University nel 2018. Sia SARS che MERS-CoV hanno un potenziale pandemico e hanno già causato epidemie globali rispettivamente nel 2003 e nel 2013. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha stimato il tasso di mortalità globale per i pazienti con SARS, sindrome respiratoria acuta grave, dal 14 al 15% e per MERS, sindrome respiratoria medio orientale, al 35%. Di seguito sono riportati alcuni estratti della tesi della virologa. In base alla nostra ricerca, possiamo dire che i pipistrelli in Georgia sono serbatoi di agenti patogeni batterici e virali come Bartonella, coronavirus, Leptospira e Brucella, che probabilmente hanno un potenziale pandemico. Spiega, in totale abbiamo catturato 450 pipistrelli usando reti e reti manuali da 8 diversi posatoi. I materiali sperimentali sono stati raccolti 2 volte nel 2012 e nel 2014. Sono stati trasportati in un laboratorio sul campo o in un laboratorio BSL3 per ulteriori elaborazioni e ricerche per la presenza dei patogeni sopra menzionati. Secondo lo studio, 3 campioni sono risultati positivi ai beta coronavirus ed erano strettamente correlati al coronavirus MERS beta isolato in un paziente infetto in Arabia Saudita deceduto, nonché ai coronavirus MERS nei cammelli in Arabia Saudita e Dubai. I coronavirus georgiani erano simili ai beta coronavirus scoperti nei pipistrelli in Spagna, Italia, Bulgaria e al coronavirus pandemico SARS con esito letale ad Amsterdam, Cina, Florida e Colorado. Gli scienziati del Lugar Center hanno anche scoperto coronavirus simili alla SARS, simili a quelli dei pipistrelli in Cina e Thailandia. Nella sua tesi di laurea, la virologa ringrazia la Pentagon Defense Threat Reduction Agency per l'assistenza materiale. La virologa è membro dell'organizzazione supportata da BAT One Health Research Network, che studia virus nei pipistrelli. Programma militare statunitense su pipistrelli e coronavirus. Nel 2018, la stessa Defense Reduction Agency ha lanciato un progetto da 2,9 milioni di dollari sui pipistrelli e coronavirus nell'Asia occidentale, con il Lugar Center, che è il laboratorio locale per questa ricerca genetica. La durata del programma è di 5 anni ed è stata implementata dall'organizzazione no profit statunitense Eco Health Alliance. Il Lugar Center ha scoperto coronavirus simili all'epidemia di SARS e MERS, secondo la responsabile del progetto ISTC,
e la virologa del Rogar Center. Gli obiettivi del progetto sono 1. Catturare e campionare non letalmente 5.000 pipistrelli in un periodo di 5 anni, dal 2018 al 2023. 2. Raccogliere 20.000 campioni, ad esempio tamponi e/o orali, rettali e sangue, e selezionare i COV usando il consenso PCR presso i laboratori regionali in Georgia e Giordania. Secondo la presentazione del progetto, Eco Health Alliance ha già campionato 270 pipistrelli di 9 specie in 3 paesi dell'Asia occidentale: 90 singoli pipistrelli in Turchia, agosto 2018, Georgia, settembre 2018 e Giordania, ottobre 2018. 3,7 milioni di dollari per la ricerca sul coronavirus in Cina. Eco Health Alliance ha anche ricevuto una sovvenzione di 3,7 milioni di dollari dal National Institute of Health degli Stati Uniti per raccogliere pipistrelli e isolare il coronavirus in Cina. La durata del progetto è stata di 5 anni ed è stata implementata presso il Wuhan Institute of Virology, un biolaboratorio BSL4 situato a Wuhan, nella provincia di Hubei. Questa è la stessa provincia da cui si ritiene che l'attuale pandemia sia iniziata nel dicembre 2019, prima di diffondersi in tutto il mondo. Il progetto statunitense R01AI110964 sul coronavirus in Cina includeva le seguenti attività: screening dei pipistrelli catturati in natura e commercializzati da 30 o più specie per COV usando saggi molecolari. Caratterizzazione genomica e isolamento dei nuovi COV, esperimenti di infezione da virus in una vasta gamma di colture cellulari di diverse specie e topi umanizzati. Il presidente di Eco Health Alliance ha dichiarato a Democracy Now di aver raccolto campioni di pipistrelli con colleghi cinesi, ma il laboratorio di Wuhan non ha ospitato la coltura dei virus dei pipistrelli, ma piuttosto il loro sequenziamento genetico. Se i virus non sono stati conservati nel laboratorio di Wuhan in Cina, dove sono stati trasportati e conservati? Questo non è l'unico progetto finanziato dagli Stati Uniti nell'ambito del quale Eco Health Alliance ha raccolto pipistrelli e coronavirus in Cina. Gli scienziati statunitensi hanno studiato pipistrelli nell'Asia orientale, principalmente in Cina e in Africa dal 2009 al 2019 nell'ambito del programma USAID Predict da 200 milioni di dollari, il cui obiettivo principale era prevedere esattamente le pandemie. Eco Health Alliance ha ottenuto contratti sia civili che militari dal governo degli Stati Uniti per la stessa attività, la ricerca di nuovi coronavirus nei pipistrelli di tutto il mondo. Ciò solleva dubbi sul perché il governo degli Stati Uniti abbia finanziato programmi civili e militari sui virus nei pipistrelli all'estero. Nel 2016, Eco Health Alliance, scienziati statunitensi e USAID hanno lanciato il Global Virome Project. Si stima che l'ambizioso progetto sia costato almeno 1,6 miliardi di dollari per 10 anni. Il suo obiettivo principale è quello di identificare le malattie emergenti in agguato in natura che potrebbero diffondersi nell'uomo e diventare pandemiche. The Global Virome Project Bellagio Forum si svolge al Rockefeller Foundation's Conference Center in Italia, 8-11 agosto 2016. La Fondazione Rockefeller sostiene da tempo tali progetti. La Fondazione ha persino messo in vendita online il pericoloso virus Zika a fini di ricerca. Ironia della sorte, il progetto è stato presentato al centro conferenze della Fondazione Rockefeller a Bellagio in Italia, che 4 anni dopo è diventato l'epicentro della pandemia di coronavirus in Europa. Questo articolo è stato scritto dalla giornalista investigativa bulgara, corrispondente per il Medio Oriente e fondatrice di Arms Watch. Negli ultimi 2 anni ha pubblicato una serie di report esclusivi che hanno smascherato il traffico di armi ai terroristi in Siria, Iraq e Yemen. Attualmente si sta concentrando nel documentare crimini di guerra e di esportazione illecita di armi nelle zone di conflitto nel mondo. Con questo è tutto. Alla prossima.